Buonasera a tutti. Ma prima di andare avanti con i consulti, volevo dire due paroline oggi. Volevo andare avanti un attimino con le dirette, che sono stata un attimino assente perché ovviamente c'ho sempre 3.000 cose in ballo, però ovviamente dobbiamo continuare anche con le informazioni. Visto che, anche se non ce l'avevo l'attimino, ma me lo sono fatto avere, diciamo, anche se non è molto italiano. Allora, oggi, vabbè, prima di tutto mi presento. Per chi non mi conosce, sono Elisa Silvia Coda, operatrice olistica specializzata in cammini delle fiamme gemelle. Perché? Perché sono una fiamma gemella in unione. E quindi ovviamente quello che so meglio è il cammino delle fiamme gemelle. Allora, oggi a tal proposito vi volevo parlare proprio di energia personale in relazione alle fiamme gemelle. Energia personale che alcuni lo chiamano chi, gli hawaiani lo chiamano mana. Altri lo chiamano prana, ma tutto questo fa sempre parte della tua energia personale. Io sono molto vicina allo sciamanesimo hawaiano perché è molto, diciamo, semplice, è una parolona, però è il più semplice secondo me tra le varie tecniche. Quindi per chi non ha molta esperienza, può avvicinarsi magari con più facilità a questa tipologia di pratiche. Perché vi dico questo? Perché negli antichi Hawaii il principio dell'energia vitale era proprio la base della terapia, anche se a me non piace molto questo termine, però rende l'idea, no? E questa energia veniva suddivisa appunto in mana, che è l'energia del corpo, mana mana, che è l'energia del pensiero, e mana loa, che è l'energia spirituale. Il loro simbolo era proprio il sole, che è la fonte di tutte le energie vitali. Questi sono solamente alcuni esempi di come le varie culture del pianeta vedono l'energia, che appunto viene chiamata in modi differenti, però poi alla fine il significato è sempre quello, ovvero flusso vitale. Ora vi sto parlando del mana, proprio dell'energia del corpo, prana o chi, come lo volete chiamare. E l'energia che il nostro corpo emana nel percorso di fiamma gemella è veramente essenziale. Perché è veramente essenziale? Ciao Simona, benvenuta tesoro. Perché l'energia del tuo corpo è tanto importante nel cammino di fiamma? Perché se tu hai un'energia dentro di te, che emana paura, che emana timore, che emana dubbio, che emana emozioni che bloccano la concretizzazione, il tuo fiammo lo sente, il tuo fiammo sente non solo la tua energia spirituale, ma anche l'energia del tuo corpo. Ciao Jacqueline! E l'energia del tuo corpo fa anche parte quella del tuo cammino di fiamma. Ed è molto importante prenderne consapevolezza per vedere dove questa energia non sta fluendo in modo armonico, in modo tale che tu puoi successivamente andare a vedere dove lavorare per fare in modo che il tuo mana, prana o chi fluisca in modo libero, in modo tranquillo, in modo sereno. Quindi,
Capite che nel momento in cui tu hai la piena consapevolezza di te, la piena consapevolezza della tua energia, riesci anche a comprendere, questo è un grande dubbio amletico di molte fiamme, se quello che senti è roba tua o roba sua, perché conosci profondamente la tua energia. Scusate, ma infatti questo non è il mio studio, povero amore mio, quindi giustamente lui entra e esce, però qua prende bene. No, ma hai ragione, tutto qua. Resto sul suo spazio, povero cucciolo. È che qua internet prende meglio che sotto, non mio. Quindi vi stavo dicendo, nel momento in cui tu conosci alla perfezione la tua energia, riesci anche a comprendere se quello che senti, cioè che magari senti un blocco, magari senti una paura, magari senti un groppo in gola, qualsiasi sensazione che tu provi, se tu conosci la tua energia, ovviamente sai se è roba tua o roba sua. E spesso io vedo molte persone che mi dicono: ah no, ma io sento tutti i suoi blocchi perché io sono libera, io ho già lavorato, e poi fanno un reiki con me, tesoro mio, veramente questa roba è tua, non è sua. Ah, non avevo capito. Perché non avevi capito? Perché non conosci la tua energia. Ok? Tutto questo ti permette di raggiungere una profonda consapevolezza e anche una conciliazione con Dio. Dio è importante nel cammino di fiamma, che, cioè che non ne parliamo mai, parliamo sempre di blocchi e così via, ma Dio, è una parte molto importante perché il cammino di fiamma ti riporta alla conciliazione con Dio. Se tu sei arrabbiata con Dio, non riesci neanche più a connetterti con l'energia universale perché ti si blocca il settimo chakra. E ti si blocca il settimo chakra anche perché la tua energia non sta fluendo, non sta fluendo come dovrebbe. Già quel gesto mi ha illuminato, comprendere l'altro e se stessi. Io lo invertirei, Jacqueline, sai? Comprendere se stessi e l'altro. Perché è capendo me che capisco te. Se io non comprendo me stessa, non posso comprendere neanche te. Quindi se io non comprendo la mia energia, non posso comprendere neanche la tua. E quindi qui non c'è cioè non c'è solo di mezzo il cammino di fiamma, ma viene in mezzo il cammino con tutte le anime. Perché se tu comprendi la tua energia, puoi comprendere non solo l'energia della tua fiamma, ma l'energia di tuo padre, cioè di tua sorella, di un'anima gemella, di un karmico. Bisogna essere disponibili ad assumersi la responsabilità del proprio destino. Il tuo destino è il cammino di fiamma e te ne devi prendere la responsabilità, perché sennò poi ti ammali, perché sennò rinneghi questa conciliazione con Dio, rinneghi la conoscenza del tuo umana, rinneghi te stessa. Quindi devi inserirti, cioè non è che, cioè perché sei già inserito, devi accettare di essere inserito dentro le leggi dell'universo. In questo modo tutte le tue paure possono essere comprese profondamente e trasformate, ma tutto questo puoi farlo partendo dall'energia del tuo corpo, che è il mana prana chi. In questo modo raggiungi la perfezione, che è l'espressione dell'unità, e questa unità noi la chiamiamo Dio. Quindi dobbiamo imparare a vivere in modo che vi sia armonia tra tutti i livelli del sé, il lavoro creativo, la famiglia, la società, qualsiasi pezzettino della tua vita deve essere in equilibrio per raggiungere
l'unione con la tua fiamma, ma per avere equilibrio in tutti gli ambiti della tua famiglia, la tua energia deve avere equilibrio. Se tu non conosci la tua energia, non puoi avere l'equilibrio. Quindi capite quanto è importante conoscere il proprio mana, il proprio chi, il proprio prana, come volete chiamarlo. Ciao Paola. E proprio data questa grandissima importanza, adesso scusate ma mi prendo lo schema perché io con le date sono una capra. Allora, proprio data questa grandissima importanza, il 13 gennaio, insieme alla mia amica e collega Roberta Fianchini, ciao Rosa, inizieremo un corso dove apprenderemo proprio le varie differenze tra l'energia, tra la kundalini, il prana, il reiki. Parleremo anche di PNL, di comunicazione, quindi di come esprimere anche questa energia fuori di noi. Faremo un percorso di 5 giorni di profonda connessione con la nostra energia e comprenderemo come esplicarla poi nel mondo, quindi come metterla sulla terra, perché poi spesso questo è anche il problema. Sì, ok, ma cioè, una volta che io l'ho capita, cosa faccio? Ve lo diciamo. Iniziamo il 13 gennaio, durerà per 5 giorni saltando il weekend, perché il 13 gennaio è un mercoledì, quindi mercoledì, giovedì, venerdì, poi se salta la domenica, lunedì e martedì. Il 20 faremo una zoomata con una meditazione conclusiva tutti insieme, mentre il 12, quindi un giorno prima, faremo una zoomata per conoscerci. Sarà un corso creato in un gruppo Facebook, faremo le dirette alle 15:10, iniziando il 13. Il costo, se paghi entro il 3, 117 euro, mentre se paghi dopo è 157 euro con PostPay, con PayPal, con bonifico. Chi vuole iscriversi mi scrive info@elisasilviacoda.com oppure mi manda un messaggino in Messenger o su Instagram. Avete 3.000 posti in cui contattarmi. Quindi vi aspetto al corso, ragazzi, proprio per prendere maggiormente consapevolezza della nostra energia, di come funziona e come usarla al meglio per il nostro cammino. Quindi io ora ho parlato alle fiamme gemelle, ma ovviamente questo corso è un corso aperto a tutti, perché a tutti ovviamente serve comprendere la propria energia. Non solo per le relazioni, ma anche, come vi ho detto prima, per avere un equilibrio nella propria vita. Quindi, ragazzi, vi mando un grandissimo abbraccio, vi aspetto al corso, aspetto i vostri messaggini. E niente, condividi, commenta questa diretta e fammi sapere ovviamente che cosa ne pensi. E niente, ci vediamo alla prossima. Ciao!